professore, ci racconta cosa è accaduto quella mattina del 23 settembre scorso? Stavo svolgendo comunque regolarmente la lezione e i ragazzi seguivano con un certo interesse, fin quando dopo circa 20 minuti, una mezz'ora, entra in ritardo una ragazzina, quella in questione, che inizia a creare scompiglio nella classe. Ho perso la pazienza e le ho apposto la nota. La ragazzina si alza senza chiedere permesso, brandendo il telefonino e rivolgendosi sempre in dialetto barese, dando del tuo al docente, e io glielo traduco in italiano e mi dice: professore, questo mi hai fatto e ora vedi cosa ti succede. A questo punto, senza chiedere permesso, esce dall'aula e praticamente effettua le telefonate di rito che ritenevo opportuno. E io non sa chi ha chiamato? Ma in base a quello che è avvenuto dopo, presumo che abbia chiamato parenti o il fidanzato. Verso le 10:15, 10:30, vedo sbattere la porta, aprirla con violenza e irrompere un signore che, rivolgendosi sempre a me in dialetto barese, dandomi del tu, mi dice, traduco in italiano: professore, vieni un po' vieni qua che dobbiamo parlare. Il professore, la prossima volta non ti permettere più di fare una cosa del genere. E comincia a schiaffeggiarmi in maniera, a tempestarmi di schiaffi. La scuola aveva già chiamato la polizia. Uno dei due poliziotti mi avvisa dicendo: professore, le consiglio di non recarsi all'ospedale del San Paolo, perché anche lì gli aggressori potrebbero venire ad aspettarla. A questo punto i due poliziotti mi hanno accompagnato al policlinico di Bari. Ha avuto modo di cercare di capire chi sono questi due uomini? Ho presunto si trattasse del padre o di un parente e l'altro signore non so chi fosse, ma tuttora non sono ancora a conoscenza di chi siano stati questi due. Appena arrivato all'istituto Majorana ha riscontrato un atteggiamento ostile da parte dei suoi colleghi docenti? Sono stato accolto con indifferenza.